Buonasera a tutti, Peppe Rudine qui con voi. Benvenuti in questo nuovo video assaggio. Sciarpa del Genoa, chissà perché, perché stasera proverò una salsa fatta da Fabio Cigna, grandissimo Fabio. Eccola qua. Bel arancione. Ciao Vale, ciao mamma. Allora, una salsa quindi fatta apposta per me. Buonasera Luca, ciao Danny, aspettate che tolgo gli occhiali che non vedo niente. Eccolo lì, Fabio Cigna, Mbara Ippolito, Franco Giovannini, ehi là, ciao Massimo Stella. Allora, questa salsa è a base di Super Hot, ci sono tra tanti Carolina Reaper, Red Mustard, Big Master Mama, Little Bastard, chi più ne ha più ne metta, anche Black Panther Orange, quindi un bel concentrato di potenza, forza grifo. Ciao Ricky, Luca, bella lì. Allora, andiamo subito all'olfatto. Allora, si sente innanzitutto l'aglio, questo c'è sicuramente. E poi ha un aroma simile alla salsa tonnata. Infatti Fabio mi ha detto che c'è il tonno dentro. Poi tra gli altri ingredienti c'è la cipolla, poi concentrato di pomodoro, i pinoli che danno la cremosità a questa salsa, prezzemolo, aceto di mele e basilico. Ciao Cenero, Ennio Caredda. Sì, spettacolo sta sciarpa veramente, grazie Fabio. Allora, andiamo con l'assaggio. Ed è che è abbastanza cremosa, una consistenza abbastanza vellutata data dai pinoli. Chi te l'ha regalata? E quindi partiamo con il primo assaggio di oggi, perché dopo ci sarà un altro mostriciattolo. Andiamo con l'assaggio. Mamma mia. Sapore bello deciso. Che è reso strong dall'aglio, secondo me, a me piace personalmente. E comunque è ben bilanciato. Ah, rosso d'uovo sodo anche, giusto? Il tuorlo dell'uovo sodo. Ciao Mario. Quella sciarpa non ha portato troppa fortuna l'ultima volta. La piccantezza c'è comunque. Si sente che è fatta da Super Hot perché l'avverto già in gola. Una buona intensità. Questa la vedo benissimo abbinata ad esempio con i tacos, con i burritos. Quindi piadine, diciamo, a base di carne. Ciao Juan. Alberto Reglio. Veramente buona sta salsa, Fabio. Più buona, secondo me, di quella che avevo provato l'ultima volta, quella green, che era, diciamo, una specie di pesto. Però era più agrodolce perché c'era anche il kiwi e anche meno piccante. Questa veramente la preferisco sia come piccantezza, come livello di piccantezza che sapore veramente delizioso. Ciao Omar, ecco anche col kebab ci starebbe, col kebab bergamasco del mitico Omar. Gaetano Sbarra, Johnny Expurd, lo Matteo Angeli, bella lì. Domani sera a tutti a seguire quelli che è Genoa, mi raccomando, verso le 9. Buon, comunque devo dire che la piccantezza si è stabilizzata, ha smesso di salire. E quindi passiamo con il secondo prodotto di stasera. Questo direttamente dalla Habaneros Farm, da Daniele Berto. Eccolo qua, un mostro. Peperoncino chocolate, anche bello rugoso. Adesso non so la varietà esatta, probabilmente un boot, un monster boot, perché è veramente di dimensioni notevoli. Oppure un Jace Scorpion chocolate. Sì, Peppe vs Food stasera, o come ogni sera. E la cosa particolare è che a me ricorda il Crocodile. Il Crocodile, forse è un peperoncino che pochi conoscono, che è stato creato dall'Angolo del Piccante, un'azienda
che ormai non si sente più, proprio sparita dalla circolazione, o almeno non la sento io, poi non so se producano ancora i loro prodotti super piccanti. Ed era questo peperoncino veramente rugoso che assomigliava ad un coccodrillo, e anche qua direi che la somiglianza c'è, ed era nucleare anche quello. Ciao Francesco, è il Tonček. Buon, andiamo con questo assaggio. Solito coltellino di Marco Maccarini, cassino a beneficio. Ah, la Roma mi ricorda l'ex moglie. Ultimamente, non so perché, molti pepper chocolate mi ricordano l'ex moglie. Quella è una bestia, spedissima Matteo Angeli. Matteo, cavolo, non ci siamo riusciti a beccare l'altro giorno. Mi è dispiaciuto veramente moltissimo. Però un giorno lo faremo, un pranzo piccante. Ciao Marina, buonasera. Allora, vi faccio vedere l'interno. Vedete che è anche bello chiaro, c'è un colore che è tendente al giallo e anche nel crocodile, nel, sì, crocodile, mi ricordo che c'era questa placenta chiara. Ciao Simone. E quindi tengo qualche semino perché mi piace particolarmente questo esemplare. Non si sa mai che io coltivi una varietà ogni tanto. Da Massarone, Adrian Zoccaro, e quindi andiamo con l'assaggio. L'aroma mi piace. Per essere un chocolate è bello dolce, eh? Ottimo! Sì, è diverso dal Boot Chocolate classico, quindi deve aver preso l'impronta da qualche altro pepper. Forse più dal Jace Scorpion Chocolate a questo punto. Ciao Vale! Sì, li ho tenuti in due semini. Mi è dispiaciuto mangiarlo veramente sto pepper, era spettacolare esteticamente. Adesso vediamo anche come piccantezza. Allora, il sapore è veramente ottimo anche quello, eh. Ci sono delle note che ricordano quasi la frutta secca, tipo nocciola, quasi sul legnoso. Però comunque si mantiene dolce, non ha sentori amari, neanche affumicati. Quindi più che altro frutta secca, anche leggermente erbaceo. Placenta looks great. You have reason. Ciao Sauro, Graziano Meloni. Allora, come piccantezza qua è partita sulla lingua, ha colpito la parte centrale della lingua con una buona intensità, però non estrema. E adesso si è espansa anche verso la gola. Però al momento mi sembra quasi più forte la salsa di Fabio, eh. Anche se bisogna aspettare un po' perché salga l'effettiva piccantezza e raggiunga il picco. Qua sono passati 2 minuti più o meno, quindi almeno aspettarne altri 2. Sì, è uno spettacolo, Vale. La tua espressione non appare compiaciuta però, eh? No, no, perché? Sono concentrato, Fabio, sto cercando di capire la portata di questo pepper e soprattutto i sentori. Invece della tua salsa era veramente compiaciuta perché era ottima. Top, veramente una tra le salse più buone che ho provato ultimamente. Questa la finirò in pochi giorni, sono sicuro. Ciao Monchef. Bella Sauro. Watching from Australia. Oh. Greetings from Italy, from Genoa e Udine. Ma non sento
Non sento un aumentare della piccantezza, a dire la verità, si è già un po' stabilizzata. Comunque, un pepper molto valido. Adesso, Daniele, non so esattamente che varietà, però per me c'è qualcosa del J. Ghost Scorpion Chocolate. Buonasera, Ivan. Hello, Kim. Ecco, vi ricordo tra l'altro che tra poco ci saranno le semifinali dell'Arena dei Gladiatori, solo sul gruppo Jack Pepper and the Magic Cultivar. Dovrebbero iniziare martedì prossimo. Alla Fabio che ti richiedono già la salsa. La merita veramente. Mettila sul mercato. Ciao Adrian. No, ragazzi, ormai piccantezza stabilizzata. Me l'aspettavo un po' più forte, a dir la verità. Era un pepper più bello esteticamente e anche ottimo dal punto di vista del sapore che dal punto di vista della piccantezza, che accomuno ad un boot classico. Forse anche un pelo meno del milione di Scoville. Ciao Fede, Diego Crippa. Io e i miei due ragazzi in cucina oggi ci siamo divisi il nostro primo Caroline. Siamo morti dignitosamente. È sempre tosto il Carolina. Io mi ricordo la prima volta che l'ho provato, ne avevo assaggiato un quarto, sono andato proprio spedito e dopo 3 minuti veramente non ce la facevo più. Mi sono attaccato al rubinetto. Boh, ragazzi, grazie a tutti per la visione. Chiudo qua il video. Buona serata a tutti, ci vediamo con i prossimi live, i prossimi video. Sempre il numero uno, grande Peppe. Anche te, Fabio, sei veramente un grande. Comunque, mi ha fatto un immenso piacere incontrarti allo stadio. Darò le dosi a Marco e Brunetta se vorranno. Perfetto. Fatela sta salsa che veramente merita. Ciao a tutti, buona serata allora da Peppe Rudine. Ciao.